Amici di Radio Sport, siamo qui con due rappresentanti del Real Lanzano, quinto classificato nel girone B di prima categoria dopo l'andata, Mister Zigliotto, Davide Zigliotto e il DS Gian Giacomo Frigerio. Buongiorno a tutti. Siamo felici di averli qua perché sono state una delle migliori squadre comasche di prima e quindi meritavano questa intervista. Vorrei partire subito col mister, nel senso perché l'inizio è stato un po' sotto le attese, prime 4-5 giornate, poi dal 9 di ottobre avete fatto una bella vittoria e da lì 8 vittorie in 10 partite. È successo qualcosa di particolare? La squadra doveva essere amalgamata? Allora, diciamo che il primo problema sicuramente è stato un po' fisico, nel senso che abbiamo fatto una preparazione particolare e le prime 2 o 3 giornate, da questo punto di vista, un pelino abbiamo pagato perché, non essendo una squadra giovanissima, abbiamo dovuto smaltire il lavoro. Detto questo, però, c'è stato un problema, diciamo, la prima giornata con l'Alta Brianza e anche la terza col Bulgaro, soprattutto il primo tempo, dove c'è stato un problema di approccio, di atteggiamento che a noi sinceramente non è piaciuto, ne abbiamo parlato poi con i ragazzi, hanno capito subito qual era il problema e diciamo che da lì in poi l'atteggiamento in campo è stato totalmente diverso anche dal punto di vista degli allenamenti e questo ci ha permesso poi dal Catù in poi di annellare delle belle prestazioni e poi chiaramente anche dei risultati. Chiaro, ottimi in casa perché in casa avete perso solo col menaggio e avete quasi sempre vinto, forse un pareggio, Sì. una sconfitta e 6 vittorie. Un po' peggio fuori, c'è cioè un motivo di modulo, un motivo tattico, un motivo di atteggiamento, anche lì Ma è una cosa cosa che particolare. appunto io e il DS avevamo notato e ne avevamo parlato. Abbiamo cercato di capire quale poteva essere il problema. In realtà credo che sia sempre legato comunque all'atteggiamento, che quando si va fuori casa magari ci si sente meno forti o forse si ha meno autostima e questa cosa ha portato a pochi risultati a questo punto di vista. Poi da cambiate in poi abbiamo cominciato a far bene anche fuori casa e questa cosa ha aiutato la squadra dal punto di vista mentale e ci ha permesso di fare degli ottimi risultati nell'ultima parte di campionato anche fuori casa. Ecco, volevo chiedere a Frigerio, quest'anno appunto un ottimo mercato in estate, diversi giovani sono arrivati perché voi non avete settore giovanile, sono arrivati diversi giovani, mi sembra che sia un po' distinto in questo portiere Occorso del 95, Alessandro Occorso, che ha parato diversi rigori e titolare fisso e tra l'altro dalle medie voto del quotidiano della provincia è risultato il miglior portiere tra le comasche. Sì, esatto. Ale per noi è stata un'ottima sorpresa. Un'ottima sorpresa perché l'abbiamo seguito comunque quest'estate e ci è stato indicato dalla Manara come uno dei giovani promettenti, eccetera. Sicuro partiva un pochettino, inizialmente un pochettino dietro a Paolo Ricco, vista l'esperienza che aveva Paolo, eccetera, causa il suo infortunio, però Ale ha sfruttato bene le occasioni e ha fatto veramente bene. Quindi è un ragazzo giovane, colpisce parecchio, non tanto le sue parate o quello che è, ma il suo atteggiamento in campo e la tranquillità che ha nello stare in campo. Di solito non parlo dei singoli, però voglio dire complimenti ad Ale e adesso aspettiamo anche Paolo con il suo rientro e se la giocheranno sicuramente alla pari. Come singoli però vorrei tirarti fuori qualcos'altro, nel senso i tre là davanti, De Bellario, Oberto, Cigardi, hanno fatto 23 gol in tre, vabbè, De Bellario capitano, Oberto ha provato qualità l'anno scorso da Pontelambro a venire da voi, e Cigardi quello che mi sembra un po' più ritrovato forse, Allora, sì, esatto. assist, gol. Assolutamente sì, è stato anche lì un punto veramente importante il lavoro che abbiamo fatto naturalmente io e lui sulla testa di Franci per portarlo a questi risultati, perché nelle prime 3-4 partite sicuramente non era il giocatore che invece si sta verificando in queste ultime partite. Sicuramente Obe è arrivato.
tanto e ci ha dato tanto là davanti a livello di fisicità, e quindi di questa cosa ne giovano soprattutto i vari De Bellario, Citterio, Di Maro, che appunto lo aspettiamo, perché non dimentichiamoci che noi abbiamo fatto 4 partite con Di Maro, e Di Maro è un ottimo giocatore. Purtroppo lui spesso ha questi problemi fisici, adesso ne sta superando uno molto lungo, ma siamo convinti che a febbraio possa essere pronto anche lui. Volevo chiedere al mister quali sono le aspettative per il ritorno e se si può puntare al primo posto, e chi vedi come favorita, se solo il Cantù, cioè se il Cantù su tutte o le altre, comunque tra virgolette scappate in 5. Sì. Allora diciamo che quando abbiamo incontrato il Cantù, la cosa che mi ha impressionato è stata la fisicità e l'intensità che ci hanno messo durante la gara, a differenza magari del Visnova, che ha invece molta qualità, o del Portichetto, che è una squadra che si vede che arriva alla promozione, una squadra quadrata, difficile comunque da affrontare, per non parlare poi del Menaggio, dove ha una certa mentalità che Castellini è molto bravo a trasferire. Detto questo, noi siamo lì, stiamo lavorando molto bene, perché ciò che mi gratifica e mi dà ottimismo sono le prestazioni che facciamo, nel senso che riusciamo a vincere giocando bene e non magari solo perché i singoli hanno una certa qualità e ci permettono di ottenere certi risultati. Per cui io direi, strada facendo vediamo dove possiamo arrivare, però c'è molta consapevolezza e molta autostima nei nostri mezzi, appunto, e si pensa di fare il meglio per fine anno, insomma. Obiettivo minimo playoff. Obiettivo minimo, sì, sicuramente playoff, che dobbiamo fare in modo di centrare. Okay. Un'ultima domanda a Fritz, volevo fare appunto, non siete più intervenuti sul mercato a dicembre, dopo comunque la rosa sembra completa e tutto. Questa mancanza del settore giovanile è una cosa su cui volete intervenire negli anni o non è un progetto a... Allora, vabbè, sì, partendo diciamo dalla prima domanda, diciamo che vabbè, non siamo intervenuti sul mercato, anche se abbiamo fatto un'analisi per un esterno alto, e quindi i 2 o 3 ragazzi interessati, se avranno modo di sentire l'intervista, ma abbiamo preferito appunto rimanere così, insomma, e per non creare nessun tipo di disequilibrio all'interno di un gruppo che sta lavorando veramente bene. I nostri 4 acquisti sono veramente per il ritorno: Nico Rizzi, Di Maro, Paolo Ricco e Andrea Anastasia. Perché non dimentichiamoci che praticamente Nico Rizzi ha giocato 4 partite nell'andata, Di Maro idem, Paolo Ricco idem e Anastasia forse una, e sono 4 elementi che stiamo veramente aspettando insieme a tutti gli altri. La mancanza del settore giovanile, sì, è una cosa che ci interessa. Ci interessa, abbiamo anche adesso un paio di trattative per cercare di poter fare una juniores l'anno prossimo come Real Anzano. Purtroppo ad Anzano abbiamo un campo bellissimo dove noi giochiamo la domenica, però le strutture sono un pochettino, diciamo che non sono molto adeguate per poter avere in gestione per gli allenamenti sia una prima squadra che una juniores. Vediamo, comunque c'è l'interesse e un paio di trattative già con delle persone sono già anche avviate in questo senso, sicuramente. Va bene, iniziamo a goderci il ritorno di questa stagione e poi vedremo per l'anno prossimo. Vi ringrazio, saluto Gian Giacomo Frigerio DS e Davide Zigliotto, mister Lanzano, e buone feste. Ciao a tutti, buon Natale, buone feste a tutti.